Entrando nella sede della San Benedettese Calcio, presso lo stadio Riviera delle Palme, una scritta catalizza l'attenzione del tifoso visitatore. Quel giorno il fuoco ha bruciato i vostri petali, ma voi restate sempre per noi il fiore più bello. In quel 7 giugno del 1981 l'estate arrivò puntuale a San Benedetto. Un'intera città si raccolse nel suo stadio, il Ballarin, per festeggiare la terza promozione in Serie B della sua storia. Fu la Samp di Sonetti, con Zenga in porta, e il Merce contro il Matera, epilogo del campionato 1980-81, fu semplicemente una formalità per entrambe le squadre, rappresentanti in via definitiva la testa e la coda della classifica. Doveva essere una festa, ma il fuoco in modo assassino spense irreversibilmente le vite e l'entusiasmo di due ventenni del luogo, Carla Bisirri e Maria Teresa Napoleoni, in quella che è al giorno d'oggi la più grande sciagura avvenuta in uno stadio italiano. Dopo 32 anni il Ballarin è adottato dal rugby e in quello che dal 1985 è il tempio del tifo rosso-blu, lo stadio Riviera delle Palme, si è svolta una messa in suffragio delle due ragazze. La celebrazione si è svolta nel pomeriggio del 15 giugno presso la sala stampa Sabatino d'Angelo, che per anni ha commentato dai microfoni Rai i tempi d'oro delle società calcistiche picene. A celebrare la messa è stato il parroco della parrocchia di San Pio X, Don Vincenzo Catani, che ha trasmesso tutta la sua immensa cultura nel ricordo delle ragazze, in una celebrazione semplice, partecipata e dedicata a tutti coloro che stanno soffrendo. Alla celebrazione hanno partecipato i familiari di Carla e Maria Teresa, oltre ai vertici della San Benedettese Calcio, rappresentati dal presidente Pignotti e dall'allenatore Palladini, nella speranza che qualsiasi disciplina sportiva possa portare pace e rispetto ai sensi del fondatore dello sport moderno, il barone Pierre de Coubertin.